Bentornati raga, qui Gonzo Just Gaming, in compagnia del mio fratello martellatore. Siamo tornati nella comunità della stagione 16 di Last Dionard e stiamo andando a fare visita ad Otis, uno sciamano, comunque capo militare di questo posto, che puzza dalla testa ai piedi questo posto. E lui è, diciamo, penso, il capo anziano di questo posto, che sicuramente non ce la racconta giusta. Ma prima di visitarlo e di andare avanti, mi raccomando, dai un'occhiata ai link in descrizione. Lì troverai un video sulle teorie intorno a questa comunità, alla sua storia, alle persone che ne fanno parte, e vorrei sapere la tua, quindi visitalo e lascia un commento perché potrai essere incluso anche tu nel prossimo video. Ehi, nonno! Ah, ma vi siete appena trasferiti qui? E devo andare alla vecchia casa a prendere delle lettere che ti sei scordato? Vabbè, allora sicuramente me le leggo, voglio correre subito, subito, subito là. Wow, raga, la cosa assurda è che nonno Otis viveva nella foresta dei pini e noi in tutto sto tempo non l'abbiamo mai incontrato. Che stia mentendo? Sto posto sembra un po' diverso dal solito. Tu chi sei? I razziatori sono arrivati per primi e per giunta hanno anche rapito mio fratello. Ok. Allora. No! Non ho fatto niente, bro! Che succede? Non ho fatto niente, ti giuro. Stavo solo curiosando. È meglio non scherzare con te, prendi la tua parte e vattene. Va bene, no, me ne vado, raga. Scusate, scusate. Ciao, è stato un piacere, eh? È stato un piacere. No, cazzo che me ne vado, raga. Cioè, che vi pensate che mi potete liquidare così, belli? Ah, belli. Ah, cacchio, mi si è rotta la corazza. Oddio, dovevo passare prima a casa, lo sapevo. Perché non cammina più veloce? Ah, perché siamo nella palude, no! Oh no 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 no, non va bene proprio questa situazione, non va proprio bene. Allora siamo tornati con le maniere forti. Vi pensavate che ero uno scemo qualsiasi, eh? Raga, non ci muoio perché sta il mio cadavere a terra, vi faccio vedere il gonzo che è capace di fare. Giusto perché non c'avevo Glock a portata di mano, mi sono dimenticato di... Scusate ragazzi, scusa, è colpa mia, colpa mia. Allora Johnny, che dici? Tutto a posto? Oh, no! Dimmi che stai dormendo, fra. Dimmi che stai dormendo. Chissà se si poteva salvare. Vabbè, speriamo che c'è buon loot. Un po' di bene, grazie mille, eh. Giusto perché ne ho consumate 30. E poi qui ci sono le lettere di Otis. Sono. Fammele leggere, fra. Non ci stanno? No, non ci sono nell'inventario. Arrivano grassoni di palude. Fuciamo. Fuciamo. No, no. No, no. Poi quante volte ti ho detto che non mi devi chiamare nonno? Ah, nonno, scusa. Ecco a te. Prego, posso leggere, mo? E niente, nonno, senza offesa sempre, ti volevo pure dare queste cose per capire se poi tu mi potevi dare un'altra missione o se invece proprio niente, eh? Prego, prego, nonno, prego, prego. Ecco a lei, ecco a lei. E quelle lettere erano di una donna, sembrava molto preoccupata, vai a controllare se sta bene. Nonno. Assurdo, si è proprio girato mentre l'ho chiamato. Nonno, ma fammi capire, cioè, questa storia in che modo può c'entrare con la comunità, no? Perché noi siamo proprio curiosi di capire che cosa c'è dietro, eh. Nonno, dai un'occhiata in descrizione, mi raccomando. Ah, e questo giro bisogna controllare il rifugio sotterraneo alla dorsale calcarea. Ma dove potrà mai essere questo rifugio? Mi chiederei, mi chiederò, mi chiedo. Oh cacchio, ma io ho sbagliato posto. Scappa, 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 scappa. Sì, raga, era la zona verde, madò. Scusate, sto stanco. Un like sicuramente mi aiuterà a riprendermi un po', eh. Basterebbe un piede di porco, un piede di porco. Ecco il rifugio. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Finalmente lo stanno usando per una stagione, raga. Se non sbaglio, questa cosa viene dai suggerimenti del server Discord ufficiale che sta in descrizione. Ci sta qualcuno qua. Chi va là? Effettivamente non sembra l'alloggio di una signora anziana. Avrei dovuto prendere una maschera antigas, questo odore dolciastro. Non mi ci abituerò mai. Compa, mettiti una molletta, dai, una mollettina sul naso e ci siamo. Vediamo un po' qui che c'è. Per ora tutto regolare, per ora tutto bene, non si sa mai. L'inchiostro sbiadito su un vecchio pezzo di carta dice: spero davvero di sbagliarmi, ma se le mie intuizioni sono corrette e stai leggendo questo, la troverai dove finisce il mondo.
La firma in fondo alla pagina dice Otis. Azz. E raga, come ha fatto ad arrivare fino sotto qui? Cioè, non sempre veramente per essere politicamente corretti e non offensivi, ma mi sorge la domanda spontanea. Visto che lui sta in sedia a rotelle, sì, l'hanno potuto trasportare. O forse c'è stato un incidente qua sotto per cui lui è rimasto, insomma, permanentemente paralizzato. Questo è facile facile. Va bene un macete anche normale, ma va bene anche un piede di porco, eh. Ci metti un po' di più, usi un po' di durabilità in più, ma tutto a posto. Grandi ossa, grande. Grande com... Sei un grande, fra. Sei proprio un grande, fra. Qui sotto invece che ci sta? C'è qualcuno? C'è questa anziana signora, sta amica di questo tizio qua, di Otis? No! C'è polvere dappertutto! Qua non c'è gente da 100 anni, da 20 anni! Ah, questo qua che mi ha fatto combinare, guarda, cioè, ma che diavolo, ma guarda un po' te! Scusi, Otis? Aveva un altro Otis? Come aveva un altro Otis? Dici la verità, vecchio! Pazzo vecchiaccio, tu non sei Otis. Quali sono i tuoi piani? E soprattutto tu, quali pensi che siano i loro piani? Da dove viene la comunità? Cosa vuole fare Otis? Oh, guarda, a quanto pare ci sono dei topi nel nostro giardino. Hanno pure sgamato un visitatore che li stava spiando. Cos'è la comunità? Dai un'occhiata ai commenti, c'è un video in cui stiamo raccogliendo teorie degli iscritti e dei fan. Le più interessanti e carine saranno incluse in un video dedicato. Quindi iscriviti e attiva le notifiche così non ti perderai neanche un video a tema Last Day on Earth. E non... Qui con Zoges Gaming. Buona caccia!